Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la missione per Nina, la missione per Eli, la missione che ci ha preso nuovi membri nella gang e soprattutto la polizia ora sa della nostra esistenza, anche se con un nome sbagliato. Nel mentre ho fatto un bel po' di missioni, quelle in giro per la città. Nella fattispecie ho fatto queste qua del Bright Future, anche se in realtà c'è scritto completa le imprese 13 su 14. Io penso che in teoria siano 4, 8 e 14 l'ultima fase, solo che ancora non te la fa fare. In ogni caso, per il momento, lasciamola lì. Ci ha dato comunque un bel po' di soldi, non voglio negarlo. E a proposito di soldi, appunto, ho decorato un po' il nostro palazzo con le statue che abbiamo trovato, ho comprato un po' di vestiti, devo dire anche decenti, ma soprattutto ora che abbiamo un bel po' di soldi e abbiamo sbloccato nuove imprese, direi che è arrivato il momento di costruirne un'altra. Uno perché ci abbiamo bisogno di più soldi e due perché tutto ciò ci porterà ad altre missioni. Infatti, grazie a Bright Future e Castle Kraken, ora siamo a quattro imprese. Io direi di costruire, vediamo. In un punto bello tipo come questo, vediamo. Eurekabator sviluppa nuovi prodotti innovativi e svolge il mercato con queste nuove incubatrici. Non male, sembra un bel posto da mettere qua in centro città. Shady Oaks, non qui, e il Woodsires Recupery fornisce i servizi di recupero di una fauna dei clienti Lowski. Woodsires fa lavori sporchi che le altre società non farebbero. Beh, certo. Direi di fare questo. Costa 100.000, 30.000, 5.000, completi banda, trofeo over. Trofeo e il camice da laboratorio, probabilmente. Ok, 9.500 all'ora. Direi che con questo aumentiamo un bel po' la nostra resa. Have your dream ever reality. Sembra un bel posto da fare in mezzo alla città, questo. Non so perché mi ispirava. Beh, To disrupt the che market, dire, become abbiamo anche una direct. piscina. With this startup incubator, we'll turn ideas into IPOs. This house has everything our inventors need to build the future. And guess who I got to Beh, mi run aspettavo fosse un the show? laboratorio Always fucking migliore, Mars. però in mezzo alla città, Man, if dai, you va haven't seen bene her talk, you uguale. haven't lived. Her last venture went down hard, so she's hungry for a win. Beh, che dire. Howdy, Chloe. How we doing here? Good. Spero Our bene. first product just entered Alpha. When can I see it? Ottimo. Today, if you want to help with testing. Do I? Allora, aspetta un secondo. Spero che il vostro prodotto però sistemi anche i sottotitoli. Need a helmet? No, Oh, you're good. essi sono Just head on over tolti. to the field lab. I'll send you the location. Ottimo. Controlla la mappa. Il laboratorio da campo è sull'isola di Velasco Bay a nord di Lascaux. Puoi trovarlo sulla mappa del tuo telefono. Ok, ottimo. Quindi mi stai dicendo che grazie a questo ogni tanto possiamo trovare nuove invenzioni? Tra l'altro, dov'è la suddetta isola che ha detto? Eccola qui. Il test alfa aiuta Chloe con la squadra Eurekabator a completare l'alfa test per il prodotto RTP-628S. 3.000 dollari. Beh, sembra un'auto, quindi direi di andarci, no? Tra l'altro è qui vicino. Beh, direi che ci sta a fare questo prima di iniziare la missione seria, dai. Aspetta, missione fotografica. Ecco, fatto. Non so che cosa sia, però sono punti extra che mi entrano nelle tasche. Ah, tra le altre missioni che ho fatto, ho ripulito un po' le zone dalle minacce. Quindi ho eliminato un po' di Panteros, un po' di Idol, un po' di stronzi che c'erano in giro sulla mappa, insomma. Uno perché così ho guadagnato soldi e punti esperienza. Due perché così abbiamo aumentato anche la nostra rendita oraria. Bella quest'auto! Davanti al coso della ricarica elettrica. Mi sa che mi prendo quella adesso. Allora, vediamo che cosa abbiamo. Io ti direi che il macete potrebbe essere un'ottima idea. Però mi sembra che il martello faccia veramente tanto male. E ti direi anche che visto che l'altra volta abbiamo fatto delle belle uccisioni con quest'arma, appena arriviamo a 30.000 questa pistola, me la prendo. Me la prendo perché potrebbe essere buona una pistola che spara homing. Beh, dai, con sto martello in spalla siamo cattivissimi. Aspetta, visto che abbiamo il martello nuovo e mi sembra che qua dietro c'è un'attività che posso fare. Tra l'altro, questo armadillo,
Io l'ho visto nei collezionabili. Vuol dire che non è questo l'armadillo giusto. Però c'è un armadillo da fotografare. Tra l'altro questa è la zona che abbiamo già visitato un'altra volta. E ci sono gli stessi tizi che stanno rompendo lo stesso bancomat dell'altra volta. Solo che questa volta vi prendo a martellate io. E non il bancomat. Comunque, mi sa che il martello non è... Minchia. Non è lo stesso del martello giocattolo. Mi sa che il martello giocattolo è un'altra arma che aveva la skin da martello giocattolo. Però fa male lo stesso, fa veramente male. E intanto io... Ecco qua, mi prendo i soldi del bottino. E come vi dicevo, ora ci prendiamo un'auto veloce. Ecco fatto. Aspetta, un'altra statua da fotografare. Se non l'ho già fotografata io. Il teschio di un... Aspetta. Dai. Cretino. Dicevo, il teschio di un triceratopo. Questo starà benissimo dovunque deciderò di metterlo. Dio mio, che è successo? Ed eccoci che arriviamo. Dio mio, che cazzo. No, dai, ce l'avevo fatta a salvarla la macchina. Vabbè, non importa. E lì c'è un mulino a vento che è un collezionabile, tra l'altro. Ho scoperto che sono collezionabili da trovare in giro per la mappa. Niente di difficile, però. E sono robe particolari. Le auto bendate, va bene. Dov'è il tavolino? Era qui. Era qui ora, eccolo. Proviamo questa nuova arma. O questo nuovo veicolo. Fai il test. This is test 4.37 alpha of product RTP62-8S. So what do I do? Just hop on the board. Che figo! Now what? Can you move it around? Nope, nothing. Hold on. Now try. Adesso parte cannone. It's moving, but not the way I want it to. Esatto, sta andando al contrario. Che cazzo, i cosi invertiti no però, eh. Dio mio. No. That's more like it. Abbiamo un overboard. How's that? Perfect. Now head over to Lakeshore. It works on water? Sure, if it has power. Ma mi stai dicendo che... And flips and stuff? Esatto, questa roba è infinita. That sounds like a good thing. Well, spin creates a feedback loop. Instead of pushing up off the ground, it slams the board down. Now I'm curious. Okay. Let me try doing some tricks. Okay, but I warned you. Stabilizers are off. Whoa, that pack's wild. Whoa. Minchione. A car. Yeah. Check this out. I'm gonna blow up. Schiaccia qualche auto. That's not in the test plan, but... Porca troia. Dio mio. No, io lo amo. Adoro questo Overcraft ora. Madonna, aspetta. Ecco, no. Non è la macchina. Vabbè, è andata. Oh, calmo, calmo, calmo. È impazzito. Ok, però non me lo fa. Devo proprio distruggerle. Sì, devo distruggerle. That's why we run tests. Where did we find this thing anyhow? Marshall, a former employee stole the prototype and came to work for us. Oh, calmo. Aspetta, devo ancora schiacciarlo. Spendere $100,000 ne è valsa tutta la pena. I'm going to the booth. Vai allo stivale. That's the one. What's the point of stealing from Marshall if they don't know we took it? That's not usually how stealing works. Più che altro è un filo lenta. È un filo lenta e spero che potremo aumentare la velocità. I feel like I'm in the future. You'd be surprised how old this tech is. Oh yeah? Marshall's toy division released it in 1980. No, ti prego. Marshall has a toy division? Had. Some kids got injured, so they took it off the market. Nearly wiped out the whole company. They stopped making toys after that. Poor Ad. 89 comunque non è l'anno di Ritorno al Futuro. Non vorrei dire una cavolata. How does it feel? Wobbly, but I'm getting the hang of it. Esatto. I'm watching. È un attimo difficile da controllare, soprattutto in aria, però è tanta roba. Wow, veramente. Questa sì che ne è valsa la pena.
What do we call this thing? Totalmente la la pena. That's terrible. We don't have a brand team yet. Naming shit is hard. Ed eccomi arrivato allo stivale. Che cosa dobbiamo fare con questo? Whoa, bella auto. Executive ride. Ok. Just keep an eye out for security. They're not gonna like this. Immagino. Allora aspetta. No. Allora calmo. È un filo difficile riuscire a fare ste mosse qua. Ecco fatto. Dio mio. Andata dall'altra parte. Aspetta. Ecco fatto. Ah, quella è contata come distrutta perché è finita in acqua. E allora aspetta. Ecco fatto. Dovrebbe essere contata anche questa come distrutta ora. O forse no, non lo so. Ecco fatto. Cosa devo fare? Batte senza indugio. Aspetta. I think Marshall wants their board back. Well, it's our board now. Don't worry. They won't catch it. Esatto, forse è meglio che ci leviamo dalle balle. Meglio se mi levo da qua. Ottimo overboard, veramente, cioè. Tanto di guadagnato per noi, veramente. E tra l'altro siamo ritornati al laboratorio, quindi. Ecco qua, il modo più veloce per toglierci i nemici di torno è andare sull'acqua. Ok, dai che sta per scomparire. Esatto. That's a relief. Good test. I'm totally keeping this board, you know. Sì, me lo tengo sicuramente. È stato fantastico. Il prototipo RTP-628S è disponibile nel tuo garage e spero sia modificabile di velocità. Però questa non la voglio considerare una missione, non voglio considerarlo un episodio. Doveva essere un extra, però tanta roba di extra. Progresso impresa. Right now? Whenever. Va bene, lo faremo la prossima volta o comunque lo farò personalmente. Vediamo se possiamo modificarlo, ti prego. Fammi vedere come anche si può modificare. Non vedo l'ora. Eccolo qua, e lo metterei come... Non posso metterlo come preferito. Oh, vabbè, non importa. No, dai, non si può modificare. Possiamo mettere il cavo di traino però, va bene, non importa. No, non si può modificare la velocità, che peccato. Certo, sicuramente è un ottimo veicolo, è sicuramente un ottimo veicolo. Comunque, visto che abbiamo già dato molto in questo primo pezzo di episodio, togliamoci la mascherina, perché questa serata la passiamo con Kevin. E siamo vestiti molto alla cyberpunk, devo dire, il che non mi dispiace. Andiamo alla minaccia Idol. È la serata giusta per la maratona televisiva di Kev. E non so dove dobbiamo andare. Eccolo là. Make popcorn and binge watch telenovelas till dawn. Yes, we can finally find out who killed Corazon. I'll meet you at the church as soon as I'm done here. Bravo Kevin. Non vedo l'ora di vedere la nostra telenovelas spagnola. Perché penso che succederà un casino? Ehi, Kev! Bello, perché te sei andato dagli Idols? Qualcosa di simile, quanto ci fai? Eccolo! Lo sapevo, cazzo! Lo sapevo che finiva in merda! Kev, non ti conviene. Sappilo. Eccolo. Ma il professor Genki! Che fine ha fatto, Kev? You just waking up? Telenovela binge last night. Kev was supposed to join, but he stood me up. That doesn't sound like Kev. Plus, he left his inhaler here, and he's not answering my texts. You think he's okay? Direi di sì. He's fine. I can run the inhaler to him just in case. Without interrupting anything. Duh.
Dobbiamo trovarlo però. Ah, che brutta. Non c'è un altro furgone che posso prendere. Looks like he's at the Snake Oil Saloon. The biker bar. Maybe he's back with Tattoo Mom again. Mammina Tattoo. I know, right? Mammina Tattoo. Hey, Kev, dove sei? Come on, Kevin, pick up. Yes? Oh, hey, you're not Tattoo Mom. I was looking for Kevin. Yeah, man, Kevin is, shall we say, a little tied up at the moment. Aia. Wow, I did not need that detail. I'm just gonna gli porto questo off. Coso. Ehi tu, dammi quella moto. Non so che cosa mi abbia fatto male, ma non importa. Eccomi arrivato. Oh, fantastico. Kev's not the fun kind of tied up. Those fucks. Allora, calmi tutti. Ho anche delle nuove abilità, ma non mi ricordo quali ho equipaggiato. Abbiamo il pugno di fuoco che ci sta. Abbiamo la trappola di impulsi, ok. Abbiamo la super mira, che non ho capito se me lo tira fuori automaticamente. Il fucile da cecchino devo tirarlo fuori io, in ogni caso. Ehi, stronzi! Dov'è il mio amico? Madonna, quanto cyberpunk tutto questo! Where the fuck is Kevin? Ehi ragazzi, è arrivato uno stronzo. Forza allora. Certo ragazzino. Ehi, Fuck you, Saint. Fuck you, Saint. Tell me. Cazzo, no. Where? Chi? Cosa sta succedendo? Dai, era una bella scena. Puttane, ga, che colpo. I want my friend and I want his phone. Madonna mia, gli spacco tutti la faccia. Ed è partita la rissa da bar. Tan 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 tan. Dumbaghi. Madonna mia, spacco tutti la faccia. Vieni qua che ti tiro un calcio. Ecco fatto. Brutti coglioni. Can anyone answer a simple question? Esatto. Non era più facile rispondermi. That's Kev's ringtone. Dov'è il telefono? Prendi il telefono. Kev, finally. It's me, Eli. The idol's got Kevin. Shit. All right, I'll track their socials and see what I can find. Great. I'll work the problem from my angle. Ovvero vado a fare botte con tutti quelli che vedo. Spara fino a farli parlare. Allora è il momento di provare questa nuova abilità. Ok. Il fucile a cecchino lo tira fuori lui. No. Ok, calmi. Certo, bravi ragazzi. Così si fa. Non ditemi dove si trova il mio amico e la vostra unica possibilità di sopravvivere. Allora, fammi un secondo vedere. Ah, ho tre colpi. Ok. Ho solo tre colpi di questo fantomatico cecchino. Still need one to interrogate. E poi ho i 10 secondi, ovviamente. Ok. Trova un sopravvissuto. Ehi, stronzetto. Someone's in there. Ti prego, fagli cadere il cesso. Yes, I'm on the can. So? No, ti prego, Someone in here. Mi aspettavo che legasse la moto al cesso. Lo sapevo! Lo sapevo, Dio mio! Che schifo. Dai, vieni che facciamo un giretto. Ti sto portando a fare un giro. I'm gonna play wrecking ball with your camp until you tell me where Kevin is. Fuck
you! Let me go! Tanto il peggio è già andato, I'll amico. Let you go! As soon as you squeal like a pig. Io intanto distruggo tutto quello che vedo. Grazie anche al cesso mobile. Ecco fatto. L'accesso mobile la chiameremo oggi. Ah, lo sto già facendo, fra. Esatto, non puoi farlo. E io lo sto già facendo. È quello il problema. Dio mio. Che casino. Certo. Certo, uomo merda. Io sono morto e tu puzzi ora. Aspetta. Nuova abilità sbloccata. Distruggi un carico a rimorchio. Che dire. Palla incatenata. Ottimo, ottimo. Forse dovrei anche uccidere qualcuno. Ecco, esatto. Non mi interessano i soldi, anche se li accetterei volentieri. Esatto. Dimmi dove si trova e tutto questo finirà. Aspetta. Ecco fatto. Per aggiungere il danno alla beffa abbiamo distrutto altri bagni chimici. Suit yourself. Che cosa ho che non va? Avete rapito il mio amico, vedi tu. Tattica elettrizzante vantaggio minore? What kind of anarchist bullshit? Oh, di merda. Sono incastrato. Non mi ricordo come si fa. Esatto. Ok, fatto. Cavo staccato, perfetto. La palla demolitrice. Let me guess, a mansion by the Santo Aleso sign. Headed there now. The collective is behind it. You might need backup. Kev's all the backup I'll need. Alright, bring him home. Ok, calmi tutti. Ecco fatto. Abbiamo solo 10 minuti per riuscire a riprenderci Kev, eh? Va bene. Se è questo quello che vogliono, è questo quello che avranno. Dovrei cambiare probabilmente veicolo, però. Dovrei cambiare veicolo e prendermi, non so, una moto da cross, qualsiasi veicolo che almeno sullo sterrato vada un po' più veloce. Tipo quella moto messa lì. Quella moto sarebbe stata perfetta. Peccato che avevo i nemici attaccati al culo in questo momento. Esatto. Ecco, siamo beccati un'esplosione dritti in faccia. Su, 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 su. Il timer corre e io non ho il tempo. Ma levati, cretino. Che tanto anche se mi esplode questa macchina non cambia nulla. La prendo un'altra e sono contento. Anzi, prenderei addirittura una moto a questo giro, però. Visto che ormai siamo in sella, continuiamo con questa. Guarda. Ecco fatto, lo sapevo che stavano arrivando. Dai, superami. Ecco fatto. I'm coming, Kev. I'm coming. Tranquillo, sono già arrivato. I'm coming for you, buddy. Dai, 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 dai. Muoviti, muoviti, muoviti. Eccomi. Brutto coglione. Puttana, che male. So good, I surprised myself. Arrivo, Kev. Tra l'altro, il nuovo mitra che ho comprato è davvero fantastico. Ok, remember your Marshall training. Esatto, a qualcosa è servito l'addestramento della Marshall. Tick-tock, little hamster. You can't get all our bombs before your time runs out. Ne sei sicura? Io però posso farti saltare in aria. Ok, penso invece di no. Pathetic. Running like a hamster so intent on the wheel that it never sees its cage.
Kevin saw the cage once, but he chose to stay nested in his wood chips. Now he pays the price. Okay. Halfway there. You fuckers think you can stop me now? Uh-huh. Vieni qua. Do this. Vieni qua che ti... No! Your pal's gonna die in idle! Bye-bye, Bertie. Porca puttana. Disinnesca la bomba. Perfetto. Allora, ok, di qua non possiamo passare. Di qua non si passa. Ecco qua. Ci mancano altre due bombe che non ho idea di dove si trovino. Madonna, che male. Sto mitra è fantastico. Ho fatto un'ottima scelta. Ho fatto veramente un'ottima scelta a comprarlo. È costato anche un sacco di soldi. Madonna mia, che male. Il pugno di fuoco è stato veramente un ottimo potenziamento. Idols, time to flee or become martyrs. The freedom to choose, as always, is yours. Oh, Kevin, di qua, over here. Madonna mia. Via, 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 via. So good, I surprised. Dov'è l'ultima bomba? Kev. Oh man, am I glad to see you. Disinnescala, sbrigati. Let me deal with this last bomb and we'll get you out of here. Should have waited for you on the telenovelas. Well, who killed Corazon? Oh shit! Her spirit possessed the priest and testified that her evil twin. Mi dispiace, ma sono. Never mind. Sono un attimo occupato. I'm gonna blow you up. Ecco fatto. Kev, è il momento di liberare. Anche se sei caduto dalla sedia. You're like literally my hero. What now? Now I say, Kev, tirati su. That mansion and teach those motherfucking motherfuckers, Kev. What happens when they kidnap a saint? Lead the motherfucking way. Aspetta. Ecco fatto, te lo sei proprio meritato, stronzo. Party's over, motherfucker. È stata un'ottima. Un'ottima caduta, ti giuro. Ok, questa l'ho sprecata. Bel colpo. Peccato che l'abilità vampirica duri veramente nulla. Non dura veramente niente. Vieni qui. Madonna mia. Che male. Same team. Lo so, ma tu ti metti davanti, deficiente. Non è colpa mia se ti ho sparato alla schiena. Not the show you were hoping for, huh? Aspetta. Becca quello. You're not getting off that easy. Te lo sei meritato. In faccia proprio. Ah, non riesco a colpirlo. Ah, lo dici tu? Get him! We got more bombs! Adesso appena metti giù quella cazzo, quel cazzo di nuncia. Dio mio! Che cazzo ha combinato questa? Ecco fatto. Madonna mia, che combo che ha tirato su questa tizia. How do post-capitalists afford a house this big? Ecco qua. Allora, i colpi contati non mi piacciono sui mitra. Però, porca troia, quando fanno male veramente. Ecco qua. Che è successo? Minchione. Ho preso un colpo, madonna.
E l'abbiamo mancatissimo. Too much heat. Aspetta. Anzi, sai che ti dico? Merda. Scappato dall'altra parte. Va bene. Non sprechiamo i colpi. Anarchist fucknuts. Ecco fatto. Vieni qua. Mamma mia, in petto proprio. Aspetta. No, ma porca di quella puttana. Vabbè, sai cosa? Ecco fatto. Non sarà stato un colpo incredibile, ma ehi. Ve lo siete meritato tutto quel colpo. Vieni qui, vieni qua che ti finisco come l'altro, stronzo. Peccato che l'animazione sia andata a puttane. Però è stato divertente. Thanks for the rescue. Really owe you one. Di nulla, amico. Forget it, man. We're family. The idol said they were my family too. Well, some families tie you to a chair so they can watch you explode, and others don't. Yeah. Esatto. Thanks for being the second kind. Di nulla, amico. Te lo sei meritato. La minaccia idol completata. Vediamo, probabilmente Kev riceve un bel bonus ai danni e alla vita, probabilmente. La sparastelle idol. Ricordino degli idol, sono disponibile nelle collezioni. Potenziamento combattimento, lo sapevo. No, il cesso chiuso con il lucchetto, magari anche no, dai, non me lo metto in casa. Però se parlasse, tipo c'è ancora il tizio dentro, fatemi uscire, sarebbe divertente. Non male, possiamo dire. Anche perché abbiamo raccolto un sacco di collezionabili, veramente, tipo questo, vorrei metterlo da qualche parte. Anche questa è bellissima. La pompa di benzina, non starebbe male. Questi sono belli, sono veramente belli alcuni. Anche il teschio del triceratopo è bello. E abbiamo ottenuto anche delle decorazioni per i muri, ma non ho idea di dove vadano messe. Per il momento sai cosa? Qui ci mettiamo... Ecco, il teschio sta bene, ma anche il maiale fatto di rottami non è male. Il teschio però ha quel qualcosa di particolare. Più che altro non so dove vadano messe le decorazioni per i muri, quello no. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!